Ho creduto e crederò sino all'ultimo istante che flagellare i malvagi e smascherare gli ipocriti sia opera generosa e dovere massimo di scrittore civile, Mario Rapisardi. Mario Rapisardi è stato un poeta catanese, esponente del Risorgimento italiano. Fin da giovane mostrava interesse nei confronti della letteratura e della storia, ma era molto appassionato anche del violino e della pittura. Seguì il corso di giurisprudenza solo per far contento suo padre, ma non riuscì mai a prendere una laurea. La biografia di Mario Rapisardi. Il fatto che Mario Rapisardi volesse abbandonare gli studi deriva da una falsa e meschina educazione ricevuta da bambino. Nel 1859 esordiva con lode a Sant'Agata, vergine e martire catanese. Nel 1870 ricevette l'incarico di insegnamento presso l'Università degli Studi di Catania e nel 72 pubblicò a Pisa la raccolta di liriche e le ricordanze. Nello stesso anno sposò la fiorentina Giselda Foglianesi, che sarà costretto a lasciare nel 1883 perché lo tradiva con Giovanni Verga. Mario Rapisardi credeva che la cultura si dovesse creare da sé, senza l'appoggio di alcuna scuola o alcuna setta. Durante la sua permanenza a Firenze nel 1865 conoscerà importanti personaggi che definirà successivamente illustri e buoni. Atto Vanucci, patriota italiano, esponente dei moti toscani nel 1848, Andrea Maffei, esponente del classicismo italiano del XIX secolo, Pietro Fanfani, poeta e filologo italiano, o Giuseppe Regaldi, scrittore tardoromantico. Non fu questa l'unica volta in cui si recò a Firenze, in quanto vi tornò nel 1875 per la pubblicazione di Catullo e Lesbia, in cui afferma esplicitamente che il libro pubblicato non è un libro di critica, ma un libro in cui studia i tempi, i costumi e gli amori di Catullo. Nel 1876 Pietro II, detto il Magnanimo, ultimo imperatore del Brasile, assistette ad una lezione di Mario Rapisardi in cui spiegava il De Monarchia dantesco. L'anno successivo, nel 1877, Mario Rapisardi pubblicò a Milano il suo poema Lucifero, in cui esaltava il razionalismo sulla trascendenza. Nel 1879 si recò a Milano per mostrare la traduzione del De Rerum Natura di Tito Lucrezio Caro e nel 1883 pubblicò a Catania la raccolta di poesie sociali intitolata Giustizia. Nel 1886 si recò a Roma in qualità di commissario di concorso universitario. Scrisse alla compagnia: «Di Roma non mi piacciono che alcuni ruderi, pochi. Non tutti quelli che guardano a bocca aperta i forestieri». La produzione di Mario Rapisardi non termina qui a Roma, in quanto nel 1887 pubblicherà a Catania le poesie religiose, nelle quali troviamo uno stampo tipicamente panteistico. Nel 1889 pubblicò a Napoli la traduzione delle poesie di Gaio Valerio Catullo. 3 anni dopo pubblicò a Palermo la traduzione del Prometeo liberato di Shelley, ispirato alla tragedia di Eschilo, drammaturgo greco vissuto dal 525 a.C. al 456 a.C. Nel 1894 pubblicò il poema Atlantide, poema in cui faceva la caricatura dei letterati del tempo. Fu accusato successivamente da alcuni socialisti per aver consigliato la calma durante i moti di Sicilia, in quanto li considerava dei moti intempestivi e senza un programma comune. All'inizio del XX secolo iniziò la pubblicazione di numerosi poemetti, quali ad esempio L'asceta, che era quello più importante.
nel 1909 rispose ad un messaggio inviatogli da Filippo Tommaso Marinetti, sostenendo che l'obbligo del poeta non è quello di fondare nuove scuole o di aggregarsi alle antiche, ma è quello di avere il dovere di esprimere se stesso e di rappresentare la realtà come egli la vede e la sente, con tutta sincerità, col calore e il colore dell'anima sua. Mario Rapisardi morì nel 1912. Al suo funerale parteciparono più di 150.000 persone. Catania tenne il lutto per 3 giorni. Nonostante tutto ciò, il suo corpo fu tenuto incustodito per 10 anni nel cimitero comunale di Catania. Curiosità su Mario Rapisardi. A Catania gli è stato intitolato il viale Mario Rapisardi, viale importante dal punto di vista commerciale e residenziale. Scrisse Garibaldi a Mario Rapisardi: «Voi siete all'avanguardia del progresso».